Un giorno ho realizzato questo trucco proprio prima di uscire, spero vi possa interessare la sua realizzazione e in tal caso vi lascio il video. Un bacione, ciao! Devo uscire, devo fare un po' di commissioni, quindi ho deciso di truccarmi, accendo la videocamera e lo facciamo insieme. Dunque, ho tirato fuori un po' di cosine, non ho ancora bene in mente che cosa combinare e proviamo a vedere cosa si sviluppa nel corso d'opera. Partirei subito mettendo il primer potion in Eden, il solito. Ho già idratato il viso, messo il contorno occhi, un po' di burro di cacao e ora andiamo avanti. Prendo questo ombrettino Clarence che è specchiato però, il numero 02 Nude. Quasi il buco! Lo applico su tutta la palpebra. Ho acceso le luci perché anche oggi il tempo è brutto, non riesco a registrare con un tempo decente. Con la Curo H79 prendo questo ombretto e do una spolveratina. Così, vediamo se riesco a sfumare meglio, visto che ho in mente qualcosa di un po' particolare che non ho ancora mai fatto, perché io improvviso sempre e altrimenti mi annoio. Quindi vediamo un po'. Prendo questa palettina dei Simpson, così. Con il 228 della MAC prendo il colorino più chiaro e vado all'angolo interno dell'occhio e lo applico qua. L'inizio l'abbiamo fatto, poi non volendo rendere il tutto troppo bucolico, quindi troppo verde prato, visto la stagione, applico al centro della palpebra questo che sarebbe un blush di Unglowed, ma che ho acquistato con intenzione di utilizzarlo come ombretto e vediamo un po' se sarà fattibile o no, che è questo colore qui. Lui si chiama Temptress ed ha questo colorino qui che come blush mi sembra piuttosto intenso. Vediamo un po' com'è. Ora facciamo uno sboccino qui sul ditino e questo sulla mano. Vediamo un po' come rimane sulla palpebra. Prendo H70 di Acuro e lo applico al centro della palpebra mobile. Con il pennellino Acuro sfuma. Comincio a dare una prima sfumatura. Poi prendo questo verde prato, sempre con il pennello da sfumatura, e vado nella piega. Pulisco un po' su una salvietta il pennello, vado a prendere il colore più scuro e lo applico all'angolo esterno dell'occhio. Riprendo il mio ombretto e il suo pennello, questo qui. Bagno un pochino il pennello con l'acqua termale, senza inondare la casa, se riesco, o meno. E lo riapplico al centro della palpebra. Un'altra pulitina al mio pennello da sfumatura e sfumo. Ora ripasso mano a mano tutti gli ombretti che ho applicato. Quindi riprendo di nuovo il mio pennellino con il giallo. Questo non è giallo, è un verde acido. Poi prendo lo Zoeva 227, che è pulito, e sfumo un pochino dove si congiunge con gli altri colori. In questo punto dell'occhio, qui, applico un pochettino di questo colore, questo penultimo colore qui, una specie di oro verde. Metto solo un pochino qui, dall'interno dell'occhio andare verso la piega. Rendere un po' luminoso. Ho riapplicato un po' di verde, sempre col pennello pulito di Zoeva lo sfumo. Ora, con il mio primo pennellino, prendo di nuovo un pochino del verde scuro, vado alla parte finale dell'occhio
e lo riapplico un po' picchiettandolo, lasciandolo quindi un po' più intenso. Visto che la sfumatura l'abbiamo già fatta prima, ora intensifichiamo solo un pochino. Prendo ancora un pochino di questo ombretto Clarin e vado a metterlo sotto le sopracciglia. Il mio pennellino Zeva pulito sfuma un po'. Con il pencil, pennello penna di Zoeva, il 230, prendo ancora un pochino di questo colore scuro e vado solo un pochino qui. Prendo questo eyeliner della MAC, che è appunto un verde scuro, e con il pennellino 311, sempre MAC, lo vado ad applicare come eyeliner. Non faccio nessuna codina, non voglio allungare il trucco, ma mi fermo proprio qua, alla fine dell'occhio. Alzo solo leggermente la punta, ma proprio poco. Applico questa matita di Zoeva all'interno dell'occhio, che è un verde petrolio matte. Ne applico un pochino anche sotto le ciglia e la sfumo subito con questo pennellino di Sephora. Questo ombrettino di Clinique è un bellissimo color petrolio e con il mio pennellino Sephora vado ad applicarlo sopra la matita Zoeva. Con il pennellino pulito, sempre da sfumatura Zoeva, vado a sfumare qui. Riprendo il pennellino penna, il colore più scuro dalla palettina della MAC, e vado qui solo verso l'angolo esterno dell'occhio. Per intensificare un po', ma proprio poco. Ok, risfumo un altro pigmento e riprendo il mio verde acido e vado qui all'inizio dell'occhio a sfumare tra di loro questo verde con il petrolio. Do la seconda passata con la matita all'interno dell'occhio. Piego le ciglia, uso quello di Chanel. Sinceramente, dopo averlo provato tante tante volte, lo preferisco come forma a quello di Shu Uemura. Per il mio occhio questo va meglio, non mi pizzico mai, mentre con l'altro può capitare ogni tanto, se non sto attenta, di darmi qualche schiacciatina. Applico la base trasparente, che è una specie di top coat, un primer per le ciglia, di Youngblood. Questo si può applicare anche la sera come trattamento curativo, io non lo faccio mai perché non mi ricordo. Come mascara applico il Pupavump, il numero 303, uscito con la collezione degli ombretti matte, che è questa specie di grigio. Spero si veda bene. Metto questo non volendo usare proprio il nero oggi, con questo trucco colorato. Ora applico il primer di Youngblood sul naso, che è la parte un po' che mi si lucida di più. Applico questo Anti-Shine Mattifier, sempre di Youngblood, si presenta così, è una specie di cera trasparente con una spugnetta e vado appunto a picchiettarmela sul naso e dovrebbe limitare il lucido. Come fondotinta uso questo di Youngblood, sempre il colore è Sand. Quello che suona il mio braccialettino Carpisa, mi ha regalato una mia amica. Ecco qua. A me tutto quello che suona fa impazzire, quindi figuriamoci con il pennellone Youngblood. Prima di andare con la cipria, applico il correttore, questo è il medium di Youngblood. Prendo la cipria traslucida, questa qui, e con questo pennellone Shu Uemura lo vado ad applicare. A questo punto con la stessa cipria vado a fissare anche il correttore. E spero
speriamo che non si muova più di quel tanto. Ora posso applicare il mascara anche alle ciglia inferiori, sempre lui. E devo dire che a chi piace il color petrolio, questo potrebbe andare bene, perché non è proprio il color petrolio, ma è un grigio che con un trucco petrolio sembra petrolio. Ora passerei alle sopracciglia. Per le sopracciglia ho un prodottino, sono riuscita a mettere le mani su una cosa che aspettavo da tempo, che è il prodotto per le sopracciglia di Armani. Loro lo propongono con il pennellino apposito, che è questo, un pennellino doppio, con di qui lo scovolino per pettinarle, e di qua il pennellino applicatore, quindi io ho una pettinata, e il prodotto in questione è questo, L'Ore Copal, questo biondo. C'era un'altra colorazione anche sul che avevo visto dalle ragazze americane, forse poteva andare bene, ma non è presente in Italia. Sono poche le colorazioni italiane. Comunque lo proviamo insieme. Non sono capace di disegnare le sopracciglia, l'avete capito, ci provo. Chissà che prima o poi io ci riesca. Pettiniamole un po'. Adesso non so come sarà nella videocamera, ma vederlo così a me piace molto. Un bel biondo, non è rosso, non è top, non è troppo scuro. Carino, carino. Il prodotto di Anastasia Beverly Hills è più economico rispetto a questo, di sicuro. E forse anche più specifico per le sopracciglia, mentre questo loro lo consigliano sia per le sopracciglia che come ombretto cremoso. Io però non l'ho ancora provato in quel modo. Devo dire che rimane, a differenza di quello di Anastasia Beverly Hills, un pochino più luminoso, non è completamente opaco. Come potete vedere è un colore luminoso, che però, devo dire, non mi dispiace assolutamente. Per fissare le sopracciglia uso questo gel colorato con delle piccole fibre di L'Oreal. Io ho preso il colore Light Medium, è un biondo, un bel biondo, così. Quando esco dalla palestra lo applico da solo, proprio alla buona, però a me serve proprio riempirle le sopracciglia, non è sufficiente. Ma quando sono di fretta comunque un pochino me le va a definire anche lui. Come terra prendo questa di Givenchy, questa qui, e con l'H15 di Acuro vado un pochino qui. Prendo un altro blush di Young Blood, questo qui, che è una specie di nude, molto delicato, neutro, con il pennellone di Zoeva, il 101, vado ad applicarlo sulle guanciotte. Non voglio usare lo stesso ombretto come blush, e avrei potuto farlo proprio per richiamare i colori, perché ho intenzione comunque di colorare anche le labbra e non vorrei essere troppo. Come illuminante uso questo di Chanel, di una vecchia collezione. Ho poi già quello nuovo della collezione natalizia, un trucco poi verso Natale, lo vedremo magari insieme. E prendo il mio pennellone da cipria, vado ad applicarlo un po' qui, un pochino qui, un po' all'arco di Cupido, e con questo pennellino Urban Decay prendo di punta un po' di illuminante e vado ad applicarlo sotto le sopracciglia. Ora non mi restano che da toccare le labbra. Per le labbra voglio usare una matitina Young Blood, che è la, vediamo un po', Pinot. Eccola qui. Dovrebbe essere l'unica scura prodotta, perlomeno che ci sia in gamma qua in Italia. Con questa definisco il bordo delle labbra e coloro un pochino l'interno. Ed è, ora vi faccio vedere, questo colore qua. Eccolo qui. Anche il rossetto Young Blood, ed è il Cranberry. Un po' più rosso. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima occasione, vi ringrazio per essere sempre così carini e gentili con me e vi mando un bacione. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.